E che poi, cioè, ripensandoci, Sì. forse alla fine abbiamo fatto un po' una cazzata. Vabbè, che stavamo a fare una cazzata, lo sapevamo un po' da tempo, eh. Sì. Concentriamoci su sta cosa, mo, che comunque è più importante. Raga, ma che avete combinato? Ma che abbiamo combinato? Vi siete rovinati la vita. No, oh, ma che dici? Ma che dai, sta buona. Ma è in matroia! Che c'è? Oh, signorino, aiuto. Oddio, papà, signorino. Papà! Papà! Cate, gioia mia, ascolta papà tuo. Tu sei l'unico italiano che sei riuscito a far lasciare da una rumena. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma è tuo figlio, eh? Ci facciamo un bel giro a Barcellona, traghetto per Tangeri e ci siamo. E appena finiamo l'esame andiamo diretti. No, raga, questo non è un viaggio. È un'epopea. Oh! Ma voi ci tenete a questo ragazzino che nasce? È certo che ci teniamo. Te l'ho detto che era un suicidio mettesi a guardare, sì, no? Sì, perché c'è sta rosica. Cambiarle i pannolini, darle da mangiare, stare svegli la notte, non ce la possiamo fare. Cioè, non siamo pronti. Ma guarda che questa è l'età giusta per far figlioli, poi si diventa troppo vecchi. Abbracci. Sei l'unica che ha detto che non abbiamo fatto una stronzata. E che ti ha questo figliolo? Ogni razzata faceva. E parliamone, sediamoci intorno al tavolino. E lì poi ho iniziato a sentire la stronzata proprio qua che mi chiamava, eh. Ma poi che tutta la vita che facciamo? Ci baciamo solo tra di noi? Dai, tutta la vita è un po' esagerata. Oh, hai detto una cazzata? Comunque, nostra figlia ci deve avere il nome che è tipo una parola magica. E nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. Come ci torniamo a casa? Aspettiamo un autobus. Se passa. Ci vogliamo tornare a nuota, mo? Sarebbe un'idea.